Buonasera a tutti. Allora, bentrovate e bentrovati, la terza edizione del Festival continua e ci stiamo andando come dire, a tambur battente verso gli incontri, insomma, del fine settimana, che sono sempre quelli anche più affollati. Insomma, avete visto, c'è stata anche questa beffa proprio di oggi, che da lunedì i teatri tornano a capienza piena del 100%, insomma, siamo riusciti a farcelo scappare per qualche ora. E stasera abbiamo, insomma, Francesco Barbagallo, che è storico contemporaneista, insigne storico contemporaneista, è stato docente fino al 2015, se non mi ricordo male, alla Federico II, appunto ha insegnato storia contemporanea, adesso è professore emerito della Federico II. Parte con uno degli studiosi del fenomeno, tra gli altri, della Camorra, più ascoltati e autorevoli. Sapete che Roberto Saviano considera Francesco Barbagallo proprio una pietra miliare dei suoi studi e non soltanto, appunto, Roberto Saviano. E ha scritto moltissimo di storia del Mezzogiorno, ha scritto di storia del Partito Comunista Italiano. È una persona di estrema autorevolezza dal punto di vista, come dire, del rigore scientifico, e poi è divertentissimo in privato. Adesso lo dico, prima mi stava dicendo, ma insomma, io quando salgo sul palco a me piace, ho scoperto questa dimensione per cui raccontare le cose in pubblico mi fa stare bene. E quindi... oggi facciamo un racconto che ha un titolo, insomma, quasi, come dire, lapalissiano, descrittivo, scolpito nella pietra: Quando Napoli guarda avanti. Ed è importante farlo perché noi, che siamo, credo, la gran parte di noi napoletani, non tutti, ma insomma siamo molti di Napoli in questo teatro, abbiamo la sensazione che Napoli sia bloccata in una specie di raggelata immobilità che non guarda avanti, che non riesce a guardare avanti. Quindi è interessante vedere, nella dimensione lunga, appunto, che tutto storico riesce a intercettare, quanto invece Napoli sia stata, nei suoi poco meno 3.000 anni di storia, attraversata da rivolgimenti continui. E appunto stasera con Francesco Barbagallo lo vediamo non soltanto dal punto di vista della storia, ma anche, per esempio, dell'urbanistica. Naturalmente ci saranno delle immagini che proiettiamo, perché ci piace sempre abbinare il racconto alle cose da vedere. Lascio la parola a Francesco Barbagallo, grazie a voi, e poi ci rivediamo alla fine. Vi ricordo un paio di appuntamenti anche per questa sera. A dopo. Grazie. Allora, stasera cercherò di fare una carrellata sulla storia di Napoli, cioè l'invenzione del futuro. Il futuro si può inventare solo se si ricostruisce la storia. Se c'è la storia, c'è il futuro. Se non c'è la storia, non c'è il futuro. Si vive in una sorta di eterno presente, appiccicati alla contemporaneità, e quello che succede un po' oggi, in cui i sistemi telematici hanno in qualche modo messo da parte la storia. Il rischio è che non si riesce a costruire il futuro se non c'è una coscienza della storia. E Napoli di storia ne ha quanto se ne vuole. Napoli fu fondata nel VII secolo da coloni greci provenienti dall'Eubea, in particolare Calcide ed Eretria. Questi coloni greci erano arrivati a Pitecusa, Ischia, un secolo prima, e a Cuma. Da Cuma si spostarono verso Napoli, anzi verso Partenope, Pizzo Falcone, Montechia, l'attuale Castel dell'Ovo. Quello è il primo insediamento greco di Napoli. Un secolo dopo ci fu un secondo arrivo di greci, questa volta da Atene. Queste notizie sono incerte, mi sono riferito soprattutto agli studi di Ettore Lerepore, un grande antichista napoletano, quindi notizie sempre incerte per il passato, però grosso modo si può dire che ci sono stati due successivi insediamenti greci che hanno costituito prima Partenope e poi Neapolis, più o meno nella stessa collocazione. E i greci quindi sono la caratteristica primigenia di questa città. Il carattere greco di questa città lo segna, la segna per alcuni secoli.
Naturalmente sono secoli di conflitti, di incontri. La caratteristica di Napoli, il carattere di Napoli, la specialità di Napoli, quello che la rende speciale è proprio il fatto di aver conosciuto intrecci, influssi di tante civiltà diverse. Civiltà che sono venute a Napoli dal Mediterraneo, dal bacino del Mediterraneo, ma anche dall'Europa del Nord, dall'Europa del Centro. Tutte queste civiltà nel corso di secoli e di millenni hanno costruito, ecco, questo spirito napoletano, l'anima napoletana, la cultura napoletana, la fantasia napoletana, il carattere particolare dei napoletani, che è apprezzato un po' in tutto il mondo, ed è la napoletanità in senso positivo, quella di cui parla la Capria, che parla anche di perduta armonia, di città decadente, come le grandi città decadenti, da Costantinopoli ad Alessandria di Egitto. Questa è, come dire, la grandezza di Napoli. Cioè poi gli aspetti negativi, quali sono? È il fatto che sono state soprattutto dominazioni straniere, per lo più dominazioni straniere. Quindi le civiltà si sono confrontate con domini non autoctoni. E una scarsa presenza, per lo più, perché poi in certi momenti Napoli invece ha conosciuto anche imprenditori, mercanti, autoctoni, proprio nell'età romana. Però nel corso dei secoli è stata prevalente la presenza di mercanti, imprenditori stranieri. E quindi, come diceva Galasso, la dipendenza dal commercio internazionale di Napoli è stato, insieme al feudalesimo portato dai Normanni, uno dei caratteri negativi fondamentali della nostra storia. Ecco, torniamo ai greci, ecco, a Napoli greca. Napoli greca entra nel III secolo in contatto con Roma. Roma che vive prima l'esperienza delle guerre sannitiche, i sanniti sono un'altra popolazione campana, come sapete, e Napoli si schiera con Roma, così come si schiererà con Roma ai tempi di Annibale, durante le guerre puniche. Durante questa età greca e romana, e a proposito, al Museo Nazionale c'è l'unico pezzo di storia urbana di Napoli in forma di museo. Il sovrintendente De Caro, una ventina di anni fa, ebbe il buon gusto di creare questo museo di Napoli greco-romana, e quindi la storia di Napoli greco-romana è perfettamente ricostruita al Museo Nazionale qui vicino. Allora, Roma, quali sono? Ecco, Napoli, innanzitutto, la classe dirigente napoletana in questi secoli, quindi parliamo dal VII secolo al I secolo avanti Cristo, è formata da proprietari fondiari che sono anche mercanti e armatori e industriali. Naturalmente, per quel che si intende per industria, l'attività manifatturiera dei secoli avanti Cristo, quindi legata soprattutto ai cantieri navali. E quindi si tratta di una classe dirigente napoletana molto attiva in questi secoli, che svolge questo ruolo di commercio dei grani. Ecco, Napoli e la Campania, come sapete, avrà questo carattere agricolo fondamentale. Ecco, la Campania è fondamentale, l'Ager Campanus è fondamentale. E Napoli aveva un ruolo importante come mercato granario per Roma. Quindi Roma già dal III secolo usava Napoli come mercato di scambio. Napoli poi, per questa sua caratteristica greca, per i rapporti con Atene, perché ai tempi di Pericle
questi rapporti con Atene si intensificarono, aveva un ruolo sia nel commercio delle ceramiche attiche, sia nel conio delle nuove monete di argento. Fino al secondo secolo avanti Cristo le monete erano di bronzo, da quest'epoca cominciarono ad essere d'argento e Napoli forniva le monete d'argento e il conio a Roma. Nella regione c'era stata già un secolo dopo l'arrivo dei Greci, quindi diciamo dal VI secolo, una presenza importante degli Etruschi. Etruschi che non erano scesi dai monti, ma erano venuti dal mare. E infatti le prime colonizzazioni sono nel Salernitano, a Fratte, a Pontecagnano, le più importanti. E poi gli Etruschi si sviluppano sulla costiera sorrentina, Ercolano, Pompei, Sorrento, prima di essere tante altre cose, sono state etrusche. E questa commistione di Greci di Napoli ed Etruschi dei dintorni è stata commistione che poi era spesso intervallata da conflitti, è stato un altro aspetto significativo di intrecci di civiltà. Ma quando è che la storia di Napoli cambia radicalmente? Questa come dire, è la ricchezza della storia di Napoli, i cambiamenti. Napoli non è, come dire, sempre la stessa, non è una città statica, tutto il contrario. Napoli vive esperienze completamente diverse nel corso dei secoli. Dal VII secolo al I secolo Napoli si caratterizza per essere una città essenzialmente mercantile, marinara, molto protesa sul mare, prima che ci sia il grande sviluppo di Dicearchia, che diventa Puteoli, quindi Pozzuoli, che diventa il grande porto di Roma intorno al primo secolo. Ma la rottura per Napoli avviene nel primo secolo avanti Cristo. Perché? Perché c'è la guerra tra Mario e Sila. Napoli si schiera con Mario perché appunto le popolazioni più attive mercantili si schierano con Mario contro Silla. Silla vince la guerra e distrugge gli alleati di Mario. E Napoli viene distrutta, la classe dirigente di Napoli viene distrutta da Silla, che opera la trasformazione della città. Napoli cessa di essere una città mercantile, di armatori, progenitori di lago, e persone attive nelle manifatture, nelle industrie, soprattutto cantieri navali, e diventa che cosa? Diventa la città delle delizie, la città dello svago, la città del turismo, del grande turismo dell'epoca. Naturalmente non solo Napoli, ma tutta la costa flegrea, che allora era come poi sarà la costiera sorrentina nei secoli successivi. Baia, Miseno, i campi flegrei, Capri, erano proprietà dell'impero romano, cioè della casa imperiale, per meglio. Tiberio, come sapete, per un lungo periodo viveva a Capri, Agrippina stava nei campi flegrei, insomma, Baia era una città appunto dove stavano gli imperatori, e questo diventa il carattere della città, una città di ozio, non più di attività produttive. Ci sarà anche Virgilio, perché Napoli, un'altra caratteristica che si incentiverà, ecco Mario e Silla, su sta la fotografia, nei secoli sarà la cultura, e quindi Virgilio. Virgilio scriverà le Georgiche qui a Napoli e c'è la tomba di Virgilio. E così, come dire, abbiamo questa prima età greco-romana che poi si svilupperà nei secoli successivi fino alla caduta di Romolo Augustolo, che è appunto
questo sarà tumulato qui nei pressi di Napoli. Oh. Dopo questa fase storica significativa di fondazione della città, abbiamo una seconda fase storica non meno originale della città, poco conosciuta se non dagli studiosi, anche perché ne sono rimaste scarsissime tracce e anche studi limitati, soprattutto del periodo prima della Seconda Guerra Mondiale, Michelangelo Schippa, poi altri studiosi, fino a Nicola Cilento, hanno studiato questo periodo ducale. E in che cosa consiste? I duchi bizantini. La cosa più caratteristica di Napoli è che in questi secoli, che sono tanti, perché noi parliamo di un periodo che va dal V secolo, cioè dal 570 più o meno, quindi VI secolo dopo Cristo, al XII secolo, 1173, quando Napoli bizantina cede ultima nel mezzogiorno d'Italia ai Normanni. Ma per circa sei secoli Napoli è un ducato bizantino. Non solo, ma sapete come si caratterizzano i napoletani, che in genere, come dire, sono considerati in maniera diversa, pizza, sole e mandolino. No, allora c'era la milizia napoletana. I napoletani erano considerati dei guerrieri, cioè una specie di tedeschi, tanto per intenderci, prima che arrivassero i tedeschi, qui che pure arrivarono in forza successivamente. I napoletani erano i tedeschi dell'epoca, cosa? La milizia napoletana. Napoli era un piccolo centro, nei primi secoli, cioè a partire dal VI secolo, dipendenti dall'esarca di Ravenna, legati strettamente a Bisanzio, all'impero bizantino. E la contrapposizione in questi primi secoli, cioè VI secolo, VII secolo, VIII secolo, è con i Longobardi, i principati Longobardi, che sono nell'interno della Campania. Innanzitutto Benevento. I Longobardi scesero dal nord, dalla Lombardia, nella Longobardia minore, come veniva chiamata, e costituirono il principato di Benevento, da cui poi nei secoli successivi si staccarono il principato di Capua. Capua è sempre stata una città importante, sia dal tempo dei Greci, Romani, Longobardi, appunto gli Ozi di Capua, no, di Annibale, è stata una città significativa, che poi oggi sarebbe nella localizzazione di Santa Maria Capua Vetere, infatti in caso è Vetere, appunto, la Capua antica. E i Longobardi, Benevento, e da Benevento poi si costituirono il principato di Capua e il principato di Salerno. Questi principati longobardi ebbero conflitti con il ducato bizantino di Napoli. Nei primi secoli era unitario, cioè comprendeva tutta la fascia costiera da Gaeta ad Amalfi e a Sorrento. Era il ducato di Napoli. I duchi avevano la residenza a Napoli, dove è attualmente il chiostro di San Marcellino, cioè il palazzo ducale a San Marcellino, e avevano anche questa caratteristica tipicamente bizantina di sussumere il ruolo anche di vescovi, per cui i duchi erano anche vescovi, cioè tutto il contrario dei vescovi conti dell'Italia del Nord, della Germania, diciamo, dell'anno 1000 e successivi. Nella tradizione bizantina erano i duchi che svolgevano anche le funzioni di vescovi o assegnavano la funzione di vescovi ai loro parenti, al fratello, a persone di famiglia, insomma,
è una tradizione antica in politica sistemare la famiglia, naturalmente, non è una novità. Allora abbiamo per molti secoli questa, diciamo, contrapposizione, che però non è conflitto, anzi, alcuni principi longobardi, in particolare i principi di Salerno, sono molto legati a Bisanzio e anzi sono accusati dagli altri principi longobardi di non essere nazionali, cioè di non difendere il carattere, diciamo, nazionale longobardo e di essere invece in qualche modo dipendenti dall'impero di Bisanzio. E questo è un altro aspetto significativo. In questi secoli, che sono appunto il 700, l'800, il 900, quando poi ci sarà al nord Europa Carlo Magno, e quindi la difficoltà dei longobardi che saranno cacciati dai franchi e verranno appunto nella Longobardia minore, a Benevento e negli altri principati, i ducati bizantini hanno svolgono commerci con i saraceni. Questa, la presenza dei saraceni nel Mediterraneo e degli arabi, arabi e saraceni, quindi i pirati tunisini, insomma delle coste africane del Mediterraneo, saranno spesso rapporti commerciali e di scambio, quindi rapporti che metteranno insieme e infatti queste civiltà. Il Papa, i vari papi, che poi naturalmente voi sapete la storia della Chiesa è complicatissima in questi secoli, i vari papi scomunicheranno i duchi bizantini quando faranno queste alleanze e questi commerci con arabi e saraceni, quindi musulmani, però, come dire, questi rapporti si svolgeranno per alcuni secoli. Dobbiamo poi, questa è la fase storica bizantina, ducato bizantino di Napoli, importante. Finisce nel 1137, come vi ho detto. Già nel 1030 il duca di Napoli Sergio IV aveva concesso al capo normanno Rainulfo Dreymuth, i normanni, chi sono i normanni? Dice la parola stessa. Molti vengono dalla Normandia, altri vengono dalla Bretagna, quindi sempre Francia del Nord, e altri vengono dalle Fiandre, i paesi fiamminghi, cioè quelli attualmente Paesi Bassi e Belgio. Questa è l'origine, un po' come erano pure i vichinghi, che venivano sempre più o meno dalle Fiandre e dalla Svezia, dai paesi scandinavi. Questi normanni chi sono? Sono nobili di secondo rango. Come sapete, la nobiltà si trasmetteva con la primogenitura. Il primo era il conte, il duca, il secondo non contava niente, lo terzo non ne parlava. E questi secondi e terzo geniti, naturalmente, a parte le femmine che potevano fare monache o si potevano sposare, ma certo raramente, assumevano, come hanno assunto anche ruoli di governo, la madre di Federico II, Costanza d'Altavilla, fu reggente insieme al Papa, quindi Innocenzo III, quando Federico II era infante. Quindi, poi ci sono state le regine di Napoli, ci arriveremo presto, sì, Giovanna I e Giovanna II. Torniamo ai normanni. Quindi questi normanni, che poi erano soprattutto della casa di Altavilla, in francese Hauteville, che sono poi Ruggero I, Ruggero II, invadono il Mezzogiorno e prendono il potere dalla Sicilia alla Puglia, in tutte le regioni meridionali. La città che resiste di più all'attacco normanno è proprio Napoli. Napoli sarà l'ultima città del sud a cadere nelle mani dei Longobardi, come ho detto, 1137, dopo un secolo
che i Normanni avevano preso il controllo del Mezzogiorno, Napoli cade e si insedia il regime normanno. Questo regime normanno ha avuto un'importanza storica nel Mezzogiorno e quindi anche a Napoli, perché ha avuto la caratteristica di portare il feudo franco, quindi ha introdotto il feudalesimo nel Mezzogiorno. E questo, come dire, è stato addebitato ai Normanni come una sorta di colpa, cioè se Napoli, come dire, ha subito questa storia feudale e lo sviluppo del sud è stato bloccato dal feudalesimo, mentre le città del nord progredivano nei comuni autonomi, nello sviluppo economico delle città che si opponevano agli imperatori tedeschi, no? La Lega Lombarda, che poi ha avuto gli esiti attuali tragici che sappiamo, ma all'epoca avevano un ruolo storico importante. Comunque i comuni lombardi che si sviluppavano e il sud chiuso in questa feudalità un po' fuori tempo. Quando il feudalesimo entra in crisi in Europa, nel Mezzogiorno si afferma con i Normanni. Ma anche questa presenza normanna si conclude appunto alla fine del XII secolo, cioè quando muore Ruggero II, che c'era stato qua a Piazza del Vicino, muore Ruggero II e la figlia Costanza d'Altavilla, che ha sposato l'imperatore tedesco Enrico VI di Hohenstaufen, quindi della casa degli Svevi, la Svevi non esiste più come a parte nei nomi, c'è cioè il nome Sveva, che è un bel nome, ma la Svevia non c'è più, era più o meno il Baden, il Württemberg l'attuale, e Costanza procrea Federico II. Federico II è il figlio di Costanza d'Altavilla e di Enrico VI, lo Staffel, nipote di Ruggero II in Normanno. Quindi è l'erede al trono del regno che allora si chiama Regno di Sicilia, badate bene, Regno di Sicilia, che comprende il Mezzogiorno continentale e naturalmente Napoli, che è la periferia estrema del Regno di Sicilia. Questo deve essere chiaro. Federico II nasce nel 1194, quindi Enrico VI muore 3 anni dopo, Federico II tiene 3-4 anni quando muore il padre, e quindi la madre Costanza diventa la reggente insieme al Papa, che è Innocenzo III, che mette sotto la sua protezione. Ah, mi ero dimenticato di dire una cosa importante: con i Normanni inizia questa specie di sottomissione giuridico formale del Regno di Sicilia, quindi del Mezzogiorno d'Italia, alla Chiesa. Perché? Perché la Chiesa riconosce il titolo dei Normanni a re di Sicilia, ma in cambio chiede e ottiene un vincolo di feudalità, un vincolo feudale dei Normanni alla Chiesa. E il vincolo feudale, come dire, comporta degli obblighi precisi, da obblighi di pagamento di imposte molto cospicue da parte della corona alla Chiesa, ma poi la possibilità per la Chiesa di nominare i vescovi al sud di propria iniziativa senza avere il consenso della corona. E come sapete, siamo al tempo dei bizantini, sono i duchi che nominano i vescovi, con i Normanni è la Chiesa che nomina i vescovi, e per lo più non nomina vescovi meridionali, ma vescovi del nord Italia, del centro Italia, che naturalmente si appropriano delle sostanze del sud. E questa tradizione continuerà nei secoli,
tempi recenti avremo il cardinale di Palermo, Ruffini, che viene da Mantova, veniva da Mantova nel 1945, e naturalmente venendo da Mantova non aveva capito che in Sicilia c'era la mafia, o non aveva capito, faceva finta di non capire, e sosteneva che la mafia non c'era. Quindi questa tradizione di nomina di vescovi non meridionali al sud rimonta al periodo normanno. Quindi vedete come la storia può essere molto lunga. Da allora rimonta pure il fatto che Benevento diventa un enclave pontificio. Benevento, da quest'epoca normanna fino all'unità d'Italia, apparteneva al Stato della Chiesa. Era un enclave pontificio all'interno del Regno di Sicilia prima e del Regno di Napoli. Federico II, come sapete, è un grande imperatore, un grande re, conosceva 6 lingue, era un grande protettore della cultura e delle arti. La lingua e la poesia siciliana si affermano prima della lingua toscana in Italia. Pier delle Vigne, Taddeo di Sess, tanti altri giuristi formano la corte di Federico II. Questa corte ha la caratteristica di non essere stanziale, ma itinerante. La sede prima è quella di Palermo, quindi a Palermo, poi Foggia, poi Melfi, poi anche Napoli, poi Capua, poi Salerno, poi appunto altre aree pugliesi. Con Federico II non c'è una stabilità della corte, ma la corte va girando. L'altra caratteristica di questo periodo, che è stata messa in luce da Mario del Trippo, grande storico del Medioevo, è che si deve a Federico II la invenzione delle masserie di Stato. E Del Trippo giustamente dice che nel Mezzogiorno lo Stato ha svolto spesso il ruolo di modernizzazione, e in questo caso la masseria di Stato creata da Federico II a partire dalla Puglia e soprattutto dalla Capitanata, da Foggia, è una prima esperienza di impresa razionale di tipo capitalistico, che si fonda sul lavoro salariato, quindi non schiavile, non servile, ma salariato. Questa masseria di Stato, istituita da Federico II insieme ad una rivalutazione e riorganizzazione del sistema portuale meridionale, quindi i porti, quindi come vedete economia e portualità erano unite insieme in un progetto economico di sviluppo, quindi ci sono state anche delle forme e dei momenti di sviluppo economico nel Mezzogiorno medievale, e furono appunto espressione di questa capacità imprenditoriale di Federico II. Quindi Federico II non era solo un imperatore di grande respiro, naturalmente non vi dico delle guerre che Federico sostenne come imperatore del Sacro Romano Impero, le lotte con il Papa, gli accordi con i saraceni, le scomuniche, eccetera, eccetera, sono aspetti più noti, mentre è meno noto questo carattere imprenditoriale, che poi ritroveremo anche nelle dinastie successive. Non è caratteristica solo di Federico di Svevia, sarà anche molto presente questo aspetto imprenditoriale sia nei sovrani angioini, quindi Carlo I, Carlo II, Roberto d'Angiò, e poi successivamente nella dinastia dei Trastamara, e quindi Alfonso V il Magnanimo, che porterà Napoli all'interno del grande conglomerato della Corona d'Aragona nel XV secolo. Federico II, oltre a fondare l'Università di Napoli, che
giustamente è stata intitolata al suo nome, Federico II, nel 1224, due anni dopo l'Università di Padova, che è parecchio dopo l'Università di Bologna. Le prime università in Italia sono quella di Bologna nel 1088 e quella di Padova nel 1222. Queste due università però hanno un carattere diverso. Allora l'incontro tra studenti e docenti avveniva che gli studenti pagavano i professori e quindi era una specie di rapporto privatistico tra studenti e professori, che naturalmente erano pochi, non erano i 100.000 dell'Università di Napoli Federico II. E questo avviene sia a Bologna, che si costituisce come grande università giuridica con Irnerio, il maestro di diritto, e Padova viene fondata da studenti di Bologna che passano a Padova. Invece l'Università di Napoli ha questa caratteristica diversa, è fondata dallo Stato, è fondata da Federico II, che oltretutto la fonda non a Palermo, che è ancora uno dei centri principali del Regno di Sicilia, ma a Napoli, che è alla periferia del Regno di Sicilia. Però nel disegno di Federico II, che non dimentichiamo era imperatore oltre che essere re del Regno di Sicilia, è proiettato verso lo Stato della Chiesa, ma verso l'Italia del Nord e verso l'Europa. Quindi c'è questa proiezione culturale di Napoli già dalla fondazione dell'università, che è la prima del Mezzogiorno. La seconda università sarà a Catania, fondata dal Magnanimo, da Alfonso d'Aragona nel XV secolo. La terza università sarà Messina, fondata da Paolo III. Non ho capito com'è che il Papa Paolo III fonda l'università a Messina nel 500, però questa è la terza università. Palermo avrà l'università solamente nel 1806, quindi parecchi secoli dopo. Insieme all'Università di Napoli, Federico ridarà grande spazio e forza alla scuola medica salernitana, che aveva una tradizione più antica, e poi come oggi in questo clima particolare si è rivalutato il fatto che a Salerno molti medici importanti erano donne, Trotula del Ruggiero, altre donne erano dei grandi medici del Medioevo che operavano in questa scuola salernitana. Vabbè, poi sapete come va la vicenda degli Svevi: muore Federico II, Manfredi, che naturalmente è il figlio di Federico II, sono scordato le varie mogli e amanti di Federico II, perché Federico II naturalmente, essendo un uomo forte e prestigioso, aveva mogli e amanti. La prima moglie era stata Costanza d'Aragona, che non gli aveva dato figli, poi sposò la Brienne, che era regina di Gerusalemme, e quindi prese il titolo, qua c'è stata l'immagine appunto, di re di Gerusalemme grazie a questo matrimonio. Poi ebbe varie mogli e amanti, ma l'amore della sua vita fu Bianca Lancia, Lancia che poi diventa Lanza, quindi principi siciliani, Lanza di Trabia, sono quelli arrivati fino a noi più noti, e questa Bianca Lancia fu anche la madre di Manfredi, il figlio di Federico, che prende il suo posto e che poi sarà sconfitto nella battaglia di Benevento dagli Angiò, che saranno chiamati dal Papa contro gli Svevi, appunto senza Cristo, erano il rapporto con i musulmani, e da sradicare dal Mezzogiorno. Gli Angiò erano appunto Carlo, fratello di Luigi IX, re di Francia, sposato con la contessa di Provenza, quindi la Provenza era venuta col matrimonio. Allora i matrimoni erano fondamentali per creare i poteri anche dinastici e sostenere i poteri dinastici. Carlo d'Angiò viene chiamato dal Papa, sconfigge Manfredi, poi ci sarà la battaglia di Tagliacozzo, il povero Corradino, giovane,
sarà sconfitto e ammazzato, come sapete, qua nella piazza del Carmine, con un assassino che all'epoca destò molto scalpore, perché allora non si ammazzavano i re sconfitti, ma al massimo si mandavano in prigione o in esilio. Quindi Carlo I prende il potere a Napoli e prende una decisione importante, che è casuale, come quindi la storia spesso, come dire, non risponde a determinismi. Succedono delle cose che poi si consolidano perché ne succedono altre che non erano previste. Che succede? 1266, Carlo d'Angiò trasferisce la capitale del regno a Napoli. Napoli diventa capitale. Però, come dire, era una decisione non definitiva. Perché diventa definitiva? Perché nel 1282 c'è la rivolta dei vescovi siciliani. I siciliani, che sono focosi, come sapete, si ribellano, si sono sempre ribellati a qualcuno, però non sono mai riusciti a creare qualcosa di proprio, e cacciano gli Angioini, la famosa battaglia del Vescovo. E chiamano gli aragonesi, Pietro d'Aragona diventa il re di Sicilia, la Sicilia si stacca da Napoli e così si costituisce il regno di Sicilia contrapposto al regno di Napoli. Gli Angioini perdono la Sicilia, Napoli resta capitale del Mezzogiorno. La popolazione di Napoli, che è un altro punto importante della storia della città, prima ai tempi di Federico erano più o meno 30.000 abitanti, con gli Angioini si raddoppieranno, saranno 60.000 abitanti, quindi il centro più popolato del Mezzogiorno, ma ancora una città di dimensioni limitate. Con Carlo d'Angiò, per un verso, riprende questa iniziativa economica che vi ho detto già dai tempi di Federico II, ma col passare degli anni si rafforza il carattere culturale di Napoli, di città di cultura, che esploderà, possiamo dire, ai tempi di Roberto d'Angiò, che regnerà per alcuni decenni a Napoli e creerà una corte che sarà tra le principali corti sul piano culturale italiano ed europeo. Sono gli anni in cui a Napoli opera Giotto, viene Boccaccio, Petrarca, Simone Martini, cioè c'è una grande presenza culturale intorno alla corte angioina. E questo appunto, come dire, si rafforzerà nel corso dei secoli anche successivi. Dopo questi tre grandi re angioini ci sarà un periodo di grossi problemi e turbini quando sul trono saliranno le due Giovanne, Giovanna I e poi Giovanna II. Giovanna I sposerà Andrea d'Ungheria, che sarà assassinato, e pare che Giovanna non sia stata estranea a questo assassinio, per cui il fratello di Andrea d'Ungheria verrà a Napoli, Ludovico, e si saranno conflitti violenti. Il grande consigliere di e amante naturalmente di Giovanna I sarà Ser Gianni Caracciolo, e quindi sono tutte vicende che non è il caso di ricostruire, perché ci vorrebbe ragionare su questo. Arriviamo subito a Giovanna II, c'è anche Ladislao Durazzo, qua ci sta nella famosa cappella di San Giovanni a Carbonara, c'è quel monumento bellissimo dei sovrani angioini del ramo durazzesco, quindi Ladislao. Insomma, Giovanna II, quando muore Giovanna II, la dinastia angioina va definitivamente in crisi, anche perché Giovanna prima nomina suo erede Alfonso il Magnanimo, poi successivamente nomina erede Carlo III di Borbone, di Angiò. E quindi si crea un conflitto che durerà alcuni anni.
alla fine prevarrà Alfonso il Magnanimo che entrerà a Napoli conquistata alla corona d'Aragona. Questo è un altro momento importante della storia di Napoli. Che cos'è la corona d'Aragona? Anche qui gli studi di Mario del Trippo sono fondamentali. La corona d'Aragona è questo grande regno che dall'Aragona e dalla Catalogna si spande nella Francia meridionale, quindi la Languedoc, il Roussillon, scende in Italia e arriva a Napoli quando Alfonso conquisterà il regno di Napoli. E anche questa dinastia aragonese a Napoli avrà come caratteristica quella di incentivare il mercato, i commerci. Napoli diventerà un grande emporio mediterraneo, quindi una città molto viva sul piano produttivo, una fiera permanente. Quindi, come dire, non è una città dove l'attività economica è scadente, è una città importante sul piano economico, e lo dimostra anche il fatto che aumenterà la sua popolazione. Dai 60.000 abitanti dell'età angioina si passerà ai 100.000 abitanti dell'età aragonese. E come nel periodo angioino, nel periodo aragonese Napoli sarà un centro culturale del Rinascimento italiano, una delle città principali della cultura rinascimentale italiana. Pontano, l'Accademia Pontaniana, il Panormite, insomma una città molto viva sul piano culturale e anche sul piano economico. Dopo Alfonso si insedierà al trono Ferrante, il figlio bastardo, quindi un problema grave per Alfonso sarà quello di creare una situazione in cui i nobili, perché qua c'è il problema che ovviamente io non posso approfondire tutto, anzi spero di arrivare alla fine del discorso perché sto ancora in vita, ma insomma il problema è del rapporto corona feudatari con dai normanni agli svevi, agli angioini, agli aragonesi. Il re c'è, però ci stanno i feudatari e ci sono le congiure dei feudatari, e quando Ferrante diventa re perché il padre riesce a imporre questo figlio bastardo come re, che peraltro pur essendo bastardo, forse perché è bastardo, sarà molto bravo come re e avrà i complimenti di uno studioso dell'epoca molto famoso, Machiavelli. Ferrante sarà un ottimo re e risolverà con il sangue la congiura dei baroni, la sala dei baroni, dove una volta si faceva il consiglio comunale, ho avuto l'onore di sedermici, si chiama sala dei baroni perché Ferrante fece ammazzare tutti i baroni che si erano ribellati, fece finta di accordarsi con loro, li chiamò nel castello, nel castelluomo, nel maschio angioino, e li fece ammazzare, perciò la sala dei baroni, la sala dei baroni morsi, si dovrebbe dire, ma non si dice così. Quindi Ferrante, poi Ferrandino, alla fine del 400 arriva Carlo VIII di Francia, quello che faceva col gesso, segnava le proprietà francesi, solo che Carlo VIII scende in Italia, conquista Napoli, poi se ne torna in Francia e perde Napoli, e a Napoli tornano gli aragonesi che riprendono il controllo di Napoli alla fine del 400. Intanto ci sono, naturalmente, tutto questo avviene, come dire, nelle varie guerre, le guerre d'Italia famose, no? La pace di Lodi, il 400, insomma l'Italia è il luogo in cui tutti sono contro tutti, non è una novità, è sempre stato così, le città contro le città, le signorie contro le signorie. E avete visto quel film di Olmi, come si chiamava? Bravo, ecco, si vede come i principi chiamavano i nemici, chi chiamava i francesi, chi chiamava gli spagnoli, gli uni contro gli altri, erano sempre gli italiani, gli abitanti della penisola italica che chiamavano gli stranieri, se mi consentite la parola, per fottersi tra di loro. E vabbè, nel 1503, ecco la grande svolta, in questa confusione, in queste lotte
a livello europeo, la Spagna riprende, la Spagna sempre nella persona di un aragonese, perché appunto Ferdinando il Cattolico, che prenderà il controllo del Mezzogiorno, è Ferdinando il Cattolico di Aragona, che sposa Isabella di Castiglia, e poi naturalmente Cristoforo Colombo entra in questa manfrina, però è Aragona, è aragonese, e quindi riprende il controllo di Napoli come Aragona. Nel 1903 arriverà il grande generale Gonsalvo di Cordova e conquisterà il Mezzogiorno e Napoli per la Spagna. Però a questo punto dall'Aragona oramai si è passata alla Spagna unitaria, cioè la Spagna non è più da una parte la Castiglia e da una parte l'Aragona, è la Spagna che unisce Castiglia e Aragona e naturalmente tutti gli altri regni secondari della penisola iberica. 1516, chi assume all'impero d'Europa? Il nipote di Isabella di Castiglia e Ferdinando il Cattolico. Chi è il nipote di questi due re? Bravo, Carlo V, d'Asburgo, il grande, come dire, quello che non tramontava mai il sole sul suo impero, Carlo V. A questo punto Napoli perde l'autonomia sempre di sottoposizione a una dinastia esterna, ma adesso diventa il viceregno del grande impero spagnolo. E questo naturalmente porta delle conseguenze importanti nella storia della città. Perché? Perché oramai i feudatari si devono fare i conti non più con il sovrano nazionale che può essere messo in difficoltà alleandosi con una potenza straniera. Il sovrano è Carlo V, che come dire, è l'imperatore, e c'è poco da pensare di ribellarsi. Quindi i feudatari non si ribellano più, anzi accorrono alla corte del viceré a Napoli. E qui si determina un altro fenomeno fondamentale nella storia di Napoli. Il 500 è un secolo fondamentale nella storia di Napoli. Perché? Perché l'insediamento della Spagna e del viceré spagnolo al governo di Napoli comporta un processo che noi vedremo in Francia e nel secolo successivo, diretto dal Re Sole, da Luigi XIV, e che invece a Napoli si svolgerà per iniziativa non della corona, come avverrà in Francia nel 600, ma dei feudatari, che lasceranno i loro castelli nei feudi provinciali e accorreranno a Napoli, dove costruiranno palazzi, i palazzi nobiliari che voi trovate spesso nei quartieri spagnoli, perché i quartieri spagnoli saranno tali perché si chiameranno così perché erano l'insediamento dei soldati spagnoli, ma i grandi palazzi dell'aristocrazia napoletana costruiti nei quartieri spagnoli, sotto Monte di Dio, eccetera, saranno costruiti in quest'area intorno al Palazzo Reale, per essere vicini al viceré. E quindi la città di Napoli si trasformerà profondamente sul piano urbanistico, perché i feudatari accorreranno dalle province a Napoli. Cioè quello che Luigi XIV dovrà imporre ai feudatari, ho letto ieri sul giornale che la Sette dà una serie televisiva che già è uscita su Netflix, Versailles, e che io ho avuto il piacere di seguire tutta molto ben fatta, in cui si vede come Luigi XIV deve imporre ai feudatari di scozzicarli dai castelli provinciali e farli andare a Versailles. Ed è una specie di guerra. D'altra parte, chi ha visto la prima guerra del Luigi XIV di Rossellini, questa storia
a vista resa in immagini molto bene. Quindi quello che Luigi il Re Sole deve imporre ai feudatari nel 600, a Napoli avviene per volontà dei feudatari nel 500. E questo avrà tante conseguenze importanti, di cui la più importante è che Napoli a quel punto diventa una metropoli europea, anzi la seconda metropoli europea dopo Parigi, 300-350.000 abitanti. Queste sono le dimensioni di Napoli già nel 500, cioè la seconda città d'Europa. Questa è, perciò capite, la storia di Napoli è una storia particolare, e nessuna città italiana ha mai avuto queste dimensioni. Perché ha queste dimensioni? Non solo perché arrivavano i feudatari, mica erano 100.000 i feudatari, è chiaro. Arrivavano anche i morti di fame, che costituivano la famosa plebe napoletana. Perché arrivavano i morti di fame a Napoli? Allora, Napoli innanzitutto aveva un bellissimo clima, per cui si poteva vivere allora nelle spelonche, nelle grotte, all'aperto, ma poi soprattutto non si pagavano tasse, soprattutto per gli indigenti, e gli indigenti non solo svolgevano servizi quando erano capaci, camerieri e tutti intorno alla corte, intorno agli aristocratici, ma poi, anche se non facevano niente, il viceré si preoccupava di dare grano e alimenti a questa massa di popolazione che appunto si costituisce proprio nel 500 per evitare le rivolte. Quindi Napoli diventa un'altra città. L'altra caratteristica di Napoli nel 500 è che ha più tribunali di Parigi. Non solo ha una popolazione quasi uguale a Parigi, quindi superiore a tutte le grandi altre grandi capitali europee, Londra, Vienna, San Pietroburgo, non sono niente rispetto alle dimensioni demografiche di Napoli, ma è la città dei tribunali, è la città dei giuristi. E qui si configura anche quella caratteristica della borghesia napoletana che assume questi caratteri in cui sono prevalenti le figure giuridiche, quindi avvocati, magistrati, notai, funzionari dell'amministrazione statale. Già Alfonso il Magnanimo aveva costituito la Regia Camera della Sommaria, che aveva una funzione di governo amministrativo del regno. Queste istituzioni saranno consolidate nel periodo vicereale. E l'altro grande merito della Spagna sarà quello di favorire la formazione dello Stato moderno a Napoli e nel Mezzogiorno, quindi attraverso una, come dire, organizzazione amministrativa che assume le forme moderne dello Stato. Naturalmente sempre con questo particolare che la Spagna è una grande potenza mondiale a quel punto, che ha tra i suoi domini il regno di Napoli e il regno di Sicilia, che rimarranno due entità separate fino a che non si farà il regno delle due Sicilie nel 1815. Regno di Napoli e regno di Sicilia saranno due realtà istituzionalmente differenti. Quindi la Spagna userà Napoli come retrovia di Milano. La Spagna governerà anche Milano in questi secoli, davanti ai promessi sposi, no? Il conte Duca, l'Olivares, tutte le storie anche di Manzoni sono note. Nel 600 e nel 500 la Spagna è ancora nel pieno vigore della sua potenza, con Carlo V, anche con Filippo II. Nel 1571 Napoli è il centro da cui parte la battaglia di Lepanto, con Don Giovanni d'Austria, quindi la battaglia in cui la cristianità sconfigge i musulmani che intanto si sono appropriati del vecchio impero di Bisanzio. Nel 1453 gli ottomani conquistano Costantinopoli e la trasformano, Bisanzio la trasformano poi in capitale dell'impero ottomano. A Lepanto i turchi perdono
la battaglia, e Napoli è il centro da cui parte l'armata navale. Naturalmente poi mi sono dimenticato le varie pestilenze, carestie, già dal 300 la peste nera, ma insomma non si può fare tutto qua in numero. Nel 600 la Spagna entra in crisi. Entra in crisi perché subisce attacchi interni. Il Portogallo si rende autonomo. Le Fiandre da sempre sono in rivolta. Galasso, nella sua intervista sulla storia di Napoli, che scrisse nel 75, appunto colpito dalla guerra del Vietnam, scrisse che le Fiandre erano state il Vietnam della Spagna seicentesca, e in effetti, se vedete pure i film che si fanno ogni tanto su queste guerre, si vede che appunto le Fiandre furono un cimitero per l'impero spagnolo. Ma c'è poi la rivolta della Catalogna, alla fine del 600 c'è la rivolta della Catalogna. A Napoli c'è la rivolta di Masaniello, ma insomma, rispetto al Portogallo che se ne va per i fatti suoi, alle Fiandre che sono un guaio passato per la Spagna, e alla Catalogna che già dalla fine del 600, dal 1680, cerca un'autonomia dalla Spagna, e quindi, come dire, l'attuale richiesta catalana di autonomia non è una novità, ma risale nei secoli, e danno una idea delle difficoltà della Spagna, che perderà poi il viceregno napoletano e meridionale agli inizi del Settecento, nel corso della cosiddetta guerra di successione spagnola. Muore Carlo II, imperatore di Austria, Asburgo e di Spagna, e subentrerà nel Mezzogiorno, dopo un altro tentativo di rivolta dei feudatari, che appunto quando vedranno che la Spagna è in difficoltà, ci sarà una rivolta di baroni, la cosiddetta congiura di Macchia, che sarà però sconfitta. Comunque nel 1706, a conclusione di questa guerra di successione spagnola, il regno di Napoli entra nell'impero asburgico, nell'impero austriaco, e quindi Napoli conoscerà un 25enne, un quarto di secolo di presenza austriaca, il viceregno austriaco a Napoli dal 1706 al 1734. In questi anni Napoli avrà sempre questa grande presenza culturale, sono gli anni di Vico, grande filosofo, gli anni di Giannone. Giannone è la tradizione giurisdizionalistica napoletana, cioè il tentativo di affermare l'autorità dello Stato nei confronti delle prevaricazioni della Chiesa. E Giannone è l'esponente, diciamo, più significativo di questa cultura giurisdizionalistica napoletana. Arriviamo così, perché dobbiamo vedere dove fa giorno, sono già le 5:10, a Carlo di Borbone, 1734. Allora, chi è Carlo di Borbone? Innanzitutto, ecco, visto che siamo qua, mi dovete fare la cortesia, e in questo mi riallaccio a nobili tradizioni, Benedetto Croce e Giuseppe Grasso. Carlo di Borbone, lo dovete chiamare Carlo di Borbone e non Carlo III, perché c'è questa storia della piazza Carlo III, è un insulto alla storia di Napoli. E non c'è potuto Benedetto Croce, non ci può nessuno. È come Piazza Cavour. Non sarà mai Piazza Cavour. Sarà sempre Piazza Cavour, come Berlinguer. Sarà sempre Berlinguer. È l'inventiva napoletana. Qui Carlo di Borbone, che era figlio di Elisabetta Farnese, che era moglie di Filippo V di Spagna, che era nipote del re Sole, che l'aveva piazzato agli inizi del Settecento sul trono spagnolo.
nel corso di un'altra guerra di successione, che nel 700 ci sono tre guerre di successione, e questa è quella polacca, di cui vi evito di particolare. In questa guerra Carlo di Borbone scende col suo esercito per conquistare Napoli, con il sostegno naturalmente della Spagna e del padre, che è appunto Filippo V di Borbone, sposato a sua madre Elisabetta Farnese, che ha ereditato il Ducato di Parma, naturalmente dalla famiglia Farnese di pontefici cardinali. E la fortuna nostra è che poi la collezione Farnese è stata trasferita a Napoli, a Capodimonte, godiamo appunto dei vari Tiziano, Caravaggio e compagnia cantante, perché è l'eredità, Farnese. Carlo di Borbone sconfigge a Velletri gli austriaci e si insedia come re di Napoli e inizia la dinastia borbonica di Napoli con Carlo di Borbone, che è un re di grande spessore e che poi nel 1759 morirà il fratello Ferdinando, che aveva preso il posto del padre Filippo, e quindi come secondo genito si trasferirà sul trono di Spagna e diventerà Carlo III di Spagna, non di Napoli, Carlo III di Spagna, e con la moglie che era Maria Amalia di Sassonia, che aveva sposato prima di diventare re di Napoli. Quindi Maria Amalia di Sassonia è la regina di Napoli con Carlo di Borbone, che poi avrà un ruolo anche nell'arrivo delle ceramiche della Sassonia qui a Napoli. Senza. Ecco, questo è Carlo di Borbone. Sì, Carlo di Borbone. Ma non è Carlo. Ah, qua, vabbè, qua è Carlo III che sta in Spagna, benissimo. Carlo III, ma perché l'hanno preso? È un quadro fatto che sta a Madrid come Carlo III. Però noi siamo Carlo di Borbone. Carlo di Borbone è divenuto Carlo III, benissimo. Ho capito questa, improvvisamente si è creato questa. Carlo III. Naturalmente, come sapete, Carlo di Borbone ha il merito di aver favorito questa, come dire, questa esplosione architettonica di Napoli. Ristrutturò il Palazzo Reale, costruì la Reggia di Portici, fece costruire a Vanvitelli la meravigliosa Reggia di Caserta, sul modello non a caso di Versailles, il Teatro di San Carlo, preso il nome da lui, e Capodimonte, ecco, questo è il San Carlo nella sua prima veste azzurra, questo è Capodimonte. Carlo fu un re molto, come dire, importante e positivo, e tutto questo poi avviene nel Settecento. Settecento è il secolo dell'illuminismo e Napoli è una delle capitali dell'illuminismo europeo. A Napoli c'è Genovesi, c'è la prima cattedra di economia, di commercio, si diceva lui, cattedra pagata da un toscano, Bartolomeo Intieri, e toscano fu il ministro Bernardo Tanucci, che fu il braccio destro di Carlo di Borbone e rimase al potere nei primi decenni di minorità di Ferdinando IV e del Consiglio di Reggenza, e aveva un epistolario intenso con il re Carlo III, di Spagna. Li governava Napoli in stretto contatto con Carlo III, fino a che Ferdinando non sposò Maria Carolina e Maria Carolina d'Austria ruppe questi rapporti, cacciò Tanucci dal ruolo di primo ministro e spostò l'asse napoletano verso l'Austria. Ma dicevo, Napoli è un centro dell'illuminismo europeo. Genovesi, Filangieri sul piano della giurisdizione del diritto, e i tanti illuministi napoletani. C'è stato un bellissimo libro di Franco Venturi sugli illuministi napoletani, tutte le province, Longano,
l'abate Galiani, cioè, è un, come dire, un momento di grande vivacità culturale. Napoli è un centro della cultura europea nel Settecento. Il problema è che, il riformismo borbonico non è all'altezza del riformismo asburgico. Nel Settecento in Lombardia c'è Maria Teresa. Maria Teresa è l'imperatrice d'Austria, naturalmente, che tra i suoi possedimenti ha il Lombardo-Veneto e come tale quindi favorisce l'illuminismo e il riformismo anche nel Lombardo-Veneto. A Napoli le riforme, che pure sono tentate da Bernardo Tanucci in accordo con Carlo III, questa volta di Spagna, prima Carlo di Borbone e poi quando va in Spagna, il tentativo non riesce, le riforme sono bloccate dal fatto che la feudalità mantiene un potere enorme nel Mezzogiorno. E poi c'è quest'altra caratteristica che io ho solo accennato e che Galasso giustamente sottolineava sempre, la dipendenza di Napoli dal commercio internazionale. Piero Bevilacqua, uno storico amico, anni fa se ne uscì con l'idea che Napoli aveva avuto una grande presenza nel commercio internazionale. L'unica cosa che gli sfuggiva è che la presenza era una presenza dipendente, non era una presenza di egemonia nel commercio internazionale. Ed essere dipendenti dal commercio internazionale significa avere una condizione di minorità e di subalternità che non porta da nessuna parte. E questa situazione, appunto, i mercanti prima che erano nel Medioevo erano genovesi, pisani, veneziani, cioè le famose repubbliche marinare, poi saranno fiorentini, al tempo degli angioini c'erano i bardi e i peruzzi, fiorentini a Napoli, poi saranno senesi, lucchesi, ecco, nell'età moderna saranno soprattutto genovesi, che si approprieranno anche delle terre, cioè non si approprieranno, i baroni meridionali daranno in fitto le terre a imprenditori genovesi e quindi si creerà una situazione di parziale sviluppo dell'agricoltura meridionale, di ridotto sviluppo per la mancanza di un'imprenditorialità locale che riesca a mettere in moto, come dire, il capitalismo nelle campagne, per usare il termine sereniano, come era successo nella Lombardia già nel 600 e come accadrà nel Piemonte dell'800 grazie appunto a Cavour o Cavour che dirsi. Quindi il Settecento è questo grande secolo di cultura napoletana, ma di poche riforme, che finisce nel sangue, come è noto. La rivoluzione del 99, cioè la Repubblica napoletana, il tradimento della regina Maria Carolina, il cardinale Ruffo era l'unico che avrebbe voluto salvare la testa ai rivoluzionari napoletani, a partire dall'ammiraglio Francesco Caracciolo, ma la regina Maria Carolina, che poi era la sorella di Maria Antonietta, quindi ce l'aveva un po' con i rivoluzionari, e insieme a, come si chiamava l'ammiraglio inglese? Nelson, amante suo, Maria Carolina, che fra l'altro avrebbe 17 gravidanze, 14 figli, però aveva anche una vitalità sessuale notevole, perché come dire, non faceva differenza tra i sessi, era fluida, ecco, secondo i modelli attuali Maria Carolina era fluida, quindi era amante anche di Lady Hamilton, che poi di suo era una prostituta trasformata in Lady dall'ambasciatore Hamilton qui a Napoli. Vabbè, e il 99 lo sapete, quindi è inutile che ci... Poi l'avvocato Marotta gli ha spiegato bene i martiri del 99. Io arriverei subito all'unità di... A dove? Bravo. Sì, dobbiamo arrivare... Sì, innanzitutto arriviamo all'unità d'Italia. All'unità d'Italia Napoli c'ha 500.000 abitanti. Questo dovete sempre pensare questo, che, come dire, Napoli è una città che a livello demografico
è sempre a livello delle capitali dei grandi imperi. Nel 500 era come Parigi, nell'800 sarà all'altezza di Parigi, Londra, San Pietroburgo e Vienna, più di Berlino. Quindi c'è l'unità, c'è la fine del regno. Qua appunto non vorrei entrare in polemiche fuori posto, perché non è il caso con i neoborbonici e compagnia cantata. Insomma, i Borboni, soprattutto i successori di Carlo di Borbone, non furono all'altezza dei loro compiti. Ferdinando IV, IV di Napoli, III di Sicilia, primo delle due Sicilie, dopo... che ci sta io, scusate. Ferdinando IV di Napoli, l'ho detto, i regni erano separati, quindi era IV di Napoli e III di Sicilia. Quando si fece il congresso di Vienna e Ferdinando, che era stato in Sicilia sotto la protezione degli inglesi, riconquistò il suo regno, naturalmente dovette pagare, e dovette pagare Talleyrand, quelli che facevano il congresso, perché già allora, come dire, i soldi circolavano, la corruzione era diffusa tra i maggiori protagonisti storici dell'epoca. Quindi Ferdinando dovette pagare per aver riconosciuto il regno delle due Sicilie, e che era una novità che spiacque molto ai siciliani, perché eliminò l'autonomia del regno di Sicilia, cancellò il regno di Sicilia. E fu chiamato il regno delle due Sicilie, ma i siciliani non erano fessi, non è che si diede il nome Due Sicilie, anche se era Napoli e la Sicilia, però il regno proseguì nella tradizione del regno di Napoli e la Sicilia perse l'autonomia statuale che aveva comunque conservato, pur nell'unione delle due corone, della persona del sovrano Borbone. Quindi inizia questa storia del regno delle due Sicilie, che si conclude miseramente nel 1860. Miseramente perché il regno delle due Sicilie finisce innanzitutto per una crisi interna, perché Ferdinando II, nonostante avesse portato avanti alcune riforme significative, avesse svolto anche un ruolo positivo sul piano economico, sul piano politico era una frana, perché i suoi riferimenti erano la Russia zarista e l'Austria di Metternich e poi dei successori di Metternich, cioè le potenze conservatrici d'Europa, contro la Francia e l'Inghilterra, che erano le potenze innovative dell'Ottocento. E soprattutto quando poi si mette in moto la fase finale del Risorgimento italiano, e quindi l'accordo di Plombier tra Vittorio Emanuele II e Napoleone, che, come dire, si accordano per fare semplicemente il regno dell'Alta Italia. Questo è bene che ve lo schiaffate in testa. Plombier non voleva fare il regno d'Italia, volevano fare il regno dell'Alta Italia, cioè quello che voleva Bossi, non so se lo vuole ancora Salvini, cose di questo genere, ma insomma il regno dell'Alta Italia. Il sud non era previsto di abolire il regno borbonico, è chiaro, né Vittorio Emanuele, né Napoleone, né nessuno nel 1859-60 pensava che crollasse il regno delle due Sicilie. È chiaro. Perché crolla? Per insipienza. Perché i Borboni perdono il sostegno della borghesia produttiva meridionale e soprattutto perdono definitivamente il consenso della Sicilia. È la Sicilia che dà vita alla rivolta contro i Borboni. Garibaldi viene convinto da due siciliani, due palermitani, Francesco Crispi e Rosolino Pilo, che vanno a Caprera a trovarlo, perché intanto Garibaldi si era incazzato perché Cavour aveva ceduto Nizza alla Francia e lui lo considerava un traditore, anche se aveva ceduto pure la Savoia, che era la culla della dinastia regnante italiana. Questi due siciliani convincono Garibaldi a fare la spedizione dei Mille, che Cavour non voleva. Cavour non voleva il Mezzogiorno d'Italia unito all'Italia,
Questo deve essere chiaro. Quindi l'Unità d'Italia nasce per caso, ma soprattutto per iniziativa dei repubblicani, di Mazzini, dei mazziniani e di Garibaldi, che fanno crollare il sud come un castello di carta, perché non si reggeva, non c'erano più le basi. Fra l'altro Francesco II perde l'occasione di salvare il regno, perché poveretto non era all'altezza, non aveva grandi capacità intellettuali, era debole. Vittorio Emanuele, che era suo cugino, perché la madre di Francesco era Maria Cristina di Savoia, santa donna, santa, santificata dalla Chiesa, quindi santa, e Vittorio Emanuele voleva che il cugino, quindi tutte le cose che dicono io Borbone sono delle stupidaggini totali. È inutile come dire, però bisogna sapere che Francesco II rifiutò di allearsi con Vittorio Emanuele nella guerra all'Austria. Voglio dire, era difficile per il re di Napoli, delle due Sicilie, tradire l'Austria che l'aveva sostenuto in tutte le occasioni. La rivoluzione, naturalmente a pagamento, perché l'Austria fu pagata profumatamente. L'esercito austriaco che occupò il Mezzogiorno dopo le rivoluzioni del 20-21 e dopo il 48. Quindi l'Austria era il sostegno del regno delle due Sicilie. Ma se Francesco II avesse accolto l'invito del cugino Vittorio Emanuele, il regno delle due Sicilie sarebbe rimasto in piedi. Bene. Ciò chiarito, arriviamo alla fine del 5-25, quindi abbiamo parlato quasi un'ora e mezza, come temivo. Temevo pure di parlare mezz'ora, ma come vedete il timore è sempre quello di eccedere, mai di... È un momento! Ho scritto una biografia di Nietzsche, se l'è letta? Ah, e allora sa tutto! lo so! Vabbè, allora... Va bene, allora, Napoli al momento dell'unità ha 500.000 abitanti, nel 1901 avrà 565.000 abitanti, quindi questo significa che tra l'unità e l'inizio del Novecento Napoli ha uno sviluppo, quindi non è una città in decadenza, cioè la fine del regno non comporta la decadenza di Napoli. Naturalmente rimane il problema dello sviluppo di Napoli, che solamente Nitti riuscirà ad avviare grazie alla legge speciale del 1904, che scriverà di suo pugno su richiesta di Giolitti, la legge cosiddetta Gianturco del 1904, la legge speciale per Napoli. Non l'ha scritta Gianturco, ministro dei lavori pubblici, l'ha scritta Francesco Saverio Nitti su incarico di Giolitti. Tutto questo è scritto nel mio libro, l'amico Saverio. E Nitti ha questa grande idea dello sviluppo industriale, idea che sarà ripresa durante il fascismo dai suoi allievi Beneduce e in parte anche Senzato, non era allievo suo, ma insomma seguiva la strada di Nitti, presidente dell'Unione Industriale Napoletana. Beneduce avrà da Mussolini il potere di dirigere l'economia italiana dopo la crisi del 29 e costituirà l'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale. E Beneduce, insieme al Censato, cercherà di favorire lo sviluppo industriale di Napoli. Tanto è vero che ci sarà l'Alfa Romeo Aeroplani, dove poi ci sarà l'Alfa Romeo Automobili nel dopoguerra, a Pomigliano d'Arco, e ci saranno i stabilimenti industriali. Solo che questo progetto industriale, che negli anni del fascismo viene sostenuto da Beneduce e da Censato, fallisce perché intanto il fascismo si mette a fare la guerra in Africa, in Etiopia e poi la guerra di Spagna e poi la guerra, quindi Napoli oltremare, Napoli verso l'Africa e tutte queste prospettive che distruggeranno la prospettiva di Napoli, la porteranno poi nella guerra a subire i bombardamenti alleati che distruggeranno l'industria napoletana e poi
i bombardieri tedeschi faranno saltare in aria le fabbriche dell'area costiera, per cui Napoli avrà più danni all'industria di quelle che ebbe l'industria settentrionale, dove i partigiani alla fine si accordarono con i tedeschi per salvare le fabbriche del nord. Prima di chiudere voglio solamente levare un inno alla memoria di Lamont Young e del suo grande progetto per il turismo a Napoli. Lamont Young è stato un genio non riconosciuto. Ha fatto solo l'errore di pensare di trovare i capitali privati per realizzare il suo progetto. La metropolitana di Napoli, dopo quella di Londra, e i campi Flegrei, ci sono le immagini qua. E dove è arrivato? È stato fermato a Capodimonte. Questo le fabbriche. Prima delle fabbriche ci sono i grandi progetti per i campi Flegrei, il progetto Venezia per Posillipo, voleva fare gli isolotti a Posillipo e costruire dei palazzi, delle case basse. Beh, insomma, un grande genio. Se andate alla metropolitana di Bravo, Politico, c'è il progetto della metropolitana. Quindi Lamont Young e Nitti sono gli ultimi grandi progettisti di Napoli. Dopodiché nell'Italia repubblicana il resto è silenzio. Speculazione edilizia di Lauro e del centro-sinistra, e Napoli attende ancora un salvatore. Speriamo che arrivi. Allora, grazie a Francesco Barbagallo. Non mi aveva mentito quando ha detto che gli piaceva stare sul palco. La prossima volta torno con una cantante e rifacciamo la Belle Époque. Allora, grazie a tutti. Noi adesso lasciamo la sala perché tra mezz'ora c'è Franco Cardini e poi ci vediamo alle 21 con lo spettacolo di chiusura di questa sera. Grazie a tutti, a dopo.